Una persona arrestata ed oltre 30 kg di marijuana sequestrata. E questo è il bilancio di un servizio antidroga eseguito dagli agenti del commissariato di polizia nel rione Sette Frati di Barletta. Il manette è finito un incensurato del posto di 41 anni, Pasquale Papeo, accusato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è scattata a seguito di una lunga attività investigativa che ha condotto i poliziotti nel quartiere centrale della città della Disfida, in via Enrico De Nicola. Qui, a seguito di un lungo appostamento, gli agenti hanno fermato il 41enne che a bordo di una vettura di grossa cilindrata si aggirava nella zona in maniera sospetta. Dopo una prima perquisizione dell'abitacolo, i controlli si sono spostati in un box auto riconducibile a Papeo, trovato in possesso delle chiavi della porta d'ingresso. All'interno sono stati rinvenuti 15 panetti di marijuana assieme a due grosse buste contenenti la stessa sostanza, per un peso complessivo di circa 30 kg. La droga è stata sottoposta a sequestro, mentre per l'uomo si sono aperte le porte del carcere di Trani, dove sarà a disposizione dell'autorità giudiziaria. Venduto al dettaglio, lo stupefacente avrebbe fruttato oltre 200.000 euro.